È una vergogna che il PD si comporti in questo modo e dite di essere da parte della gente e dei cittadini. A Cagli vi aspettiamo per parlare educatamente, ma per avere delle risposte serie, non le storie, le stupidaggini che ci avete raccontato in questi anni. Sono queste le parole di uno del gruppo dei cittadini che in occasione dell'inaugurazione della nuova cabinovia sul Catria hanno voluto sfruttare l'evento per ricordare ai politici presenti la situazione in cui riversa l'ospedale Celli di Cagli e le critiche al nuovo piano sanitario regionale. Il comitato a difesa dell'ospedale hanno rimarcato la loro protesta per il declassamento del nosocomio e per i drastici tagli di servizi che, come ribadiscono, continuano ad inceppare la logica dell'emergenza, della diagnosi e delle cure, mirando la serenità di chi ha scelto di vivere intorno al Monte Nerone. Una protesta che rivendica i servizi che ci hanno tolti completamente da tutti i piccoli ospedali e non hanno lasciato nemmeno l'emergenza urgenza. Sono successi dei fatti gravi ultimamente per la mancanza di ambulanze, non a causa del personale ma a causa della scarsità di mezzi messi a disposizione da questi personaggi che non si è capito a cosa vogliono arrivare, se non alla distruzione totale dei servizi nel territorio. È una vergogna che degli amministratori pubblici non abbiano nemmeno il coraggio di avvicinarsi ai cittadini per sentire queste proteste. Hanno chiuso gli ospedali e ancora sto fantomatico e dispendioso ospedale unico non esiste, non c'è nemmeno un progetto. È una cosa che non sta né in cielo e né in piedi. I cittadini, come potete vedere, sono tutti non solo demoralizzati ma anche molto arrabbiati. La frazione di Caprile è stata anche il palcoscenico di un'altra protesta, quella degli ambientalisti della Lupus in Fabula, che con una barricata fatta di cartelli giganti hanno voluto ricordare il prezzo ambientale che la montagna ha finora pagato per trasformarsi in una località sciistica e quello pagato dalla collettività per finanziare il resort invernale. Sulla questione è intervenuto ai nostri microfoni il presidente della Regione Marche. Sulla parte sanitaria è partita tutto il tema anche del piano sanitario, quindi tante opportunità per poter discutere, si discuterà ovunque, ma certo in maniera costruttiva e positiva, di quelle che sono le opportunità del piano. La sanità è andata in una certa direzione, i piccoli ospedali non hanno più ragione d'essere, ma non vuol dire non avere i servizi e quindi esiste un luogo per. Prima ho scambiato due rapide battute col sindaco, dando come sempre la disponibilità a incontrarci e a ragionare sui problemi.